Comunque, notate la differenza tra quello che le ho scritto io e quello che lei ha detto che io le ho scritto e come l'ho fatto passare come un'altra cosa. Tra l'altro è arrivata addirittura a mettere tra virgolette una frase che io non ho mai detto. Basa queste sue ricerche senza avere nessuna prova e fa passare un messaggio per un altro, manipola la realtà per presentarmi come la persona che non sono. Barbie Xanax non solo ha decontestualizzato questo mio video, ma anche decontestualizzato un altro mio video. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video. Allora, prima di iniziare questo video vi chiederei gentilmente nei commenti di non diffondere qualsiasi messaggio di odio, a prescindere da come una determinata persona si è comportata nei miei confronti o nei confronti di altre persone, perché diffondere odio non è mai la soluzione. Vi dico fin da subito che questo video è monetizzato, ma io non percepirò nessun guadagno da questo video, anzi lo voglio dare a uno di voi. In questo video vi spiegherò per quale motivo monetizzerò questo video e per quale motivo non ho nessun interesse a guadagnare. Questo ve lo dico dall'inizio per evitare che ci sia un qualsiasi tipo di incomprensione. In secondo luogo vorrei dirvi che se non vi interessano queste cose di gossip, e è comprensibile perché il mio canale tratta principalmente di cultura giapponese, talvolta coreana, vi pregherei di andare direttamente a questo minuto in cui io parlerò di cosa significa scusarsi in Giappone, del modo in cui io mi scuso e perché lo faccio, e vi mostrerò anche due tipi diversi di scuse e vi farò vedere come il Giappone percepisce proprio l'atto di scusa, che per i giapponesi è considerato una virtù. I giapponesi, quando si scusano, molto spesso lo fanno per mostrare modestia, abbassare lo stato alterato, agitato o l'arrabbiatura di un'altra persona, e anche per mostrare un po' di gentilezza a magari una persona che si trova in difficoltà. Questo ve lo dico e poi andrò ad analizzarlo in modo più approfondito questo minuto. Quindi se non vi interessano tutte queste cose che andrò a dire di Barbie Xanax, che non c'entrano né con la mia persona né con quello che porto su questo canale, ma mi sento di doverlo fare perché questa ragazza è andata a dire in giro delle cose su di me molto gravi, ma io vi chiederei se siete dei fan di Barbie Xanax, se siete finiti su questo video o se siete delle persone che magari in precedenza mi seguivano e hanno smesso di seguirmi perché hanno letto delle voci false su di me, vi chiederei gentilissimamente di darmi questa opportunità per potervi spiegare tutto quello che mi è successo in questi ultimi giorni e voglio mostrarvi la mia trasparenza, le motivazioni per cui io ho voluto fare quel video sabato scorso sulla questione Barbie Xanax e Aria. Io cercherò di essere il più neutrale possibile, vi metterò davanti all'evidenza quello che Barbie Xanax ha detto e quello che realmente è successo, fornendovi i video, gli screenshot e tutto quello che è nelle mie mani per potervi fornire gli strumenti necessari a tutti voi per poter verificare voi stessi quanto quello che è stato detto su di me non sia quello che realmente è successo. Tra l'altro, questa ragazza è arrivata addirittura a prendere dei messaggi che io le ho mandato in privato, riportarli sul suo Twitter, travisandoli, scombinandoli e soprattutto è arrivata anche a scrivere cose, tra virgolette, come citazioni di cose che io non ho mai detto e questa l'ho reputata un atteggiamento estremamente scorretto nei miei confronti, anche perché mi ha fatto passare per la persona che non sono. E ci sono state delle persone che mi hanno scritto commenti come questo. Ve lo leggo, nulla di male perché sinceramente io se non sapessi come sono andati realmente i fatti e mi basassi solamente sui tweet che sono stati scritti su di me, pure io avrei dei ripensamenti sull'integrità della mia persona. C'è stata una persona che mi ha scritto: "Che delusione, ti seguivo perché portavi argomenti interessanti riguardanti culture lontane dalla nostra e anche perché ti trovavo molto piacevole, ma noto con amarezza che sei l'ennesimo sciacallo che si accanisce su un misero dramma youtubiano, dramma già conclusasi con la live di Red Dillium. Vabbè, addio." Io ho chiesto gentilissimamente a questa persona di darmi l'opportunità di spiegare perché veramente il mio cercare di difendere comunque una ragazza, in questo caso Aria, è stato visto come il mio cercare di lucrare sopra una storia ormai conclusa.
Io ragazzi non voglio pronunciarmi su questa live perché quello che ho detto l'ho già detto e ripetuto, l'ho scritto anche in vari commenti. Io tutto quello che ho visto una ragazza con un canale molto più piccolo, che era quello di Aria V, essere preso di mira ingiustamente da uno molto più grande come quello di Barbie Xanax. Poi io ho visto la live, io l'ho vista tutta. Non mi voglio pronunciare troppo perché voglio che questo video si concentri su quello che Barbie Xanax ha fatto a me. Però la mia stessa opinione, quello che io ho provato vedendo questa live, è stato riportato anche da un'altra ragazza, Iris. Vi dirò solamente che quando ho visto quella live mi è sembrato di vedere una ragazza Aria V sotto processo, in cui le venivano mostrate magari vari comportamenti, magari non esemplari, che lei ha avuto nella sua carriera, comunque una ragazza ancora molto giovane, e lei si doveva giustificare di queste cose quando la questione di quella settimana era il comportamento di Barbie Xanax, quindi non capisco come mai ci sia stato questo atteggiamento. Mi è sembrato come se fosse stata banalizzata la cosa grave che secondo me Barbie Xanax ha fatto, perché lei ha continuato a sostenere: io in più occasioni mi sono offerta di eliminare il tweet. Io voglio dire, scusami, ma tu sai che hai fatto un tweet comunque in cui mettevi in cattivissima luce una ragazza e non sei la prima tu che lo vuole eliminare? Cioè, Aria deve dirti per favore eliminalo, che così lo elimino. Cioè, io non riesco a capire con quale faccia tosta comunque Barbie Xanax per 5 giorni, fino al momento di quella live, si è riuscita a tenere online quei tweet che sinceramente erano imbarazzanti. Compaiono sì a minuto 1 ora e 53 di questo video, tuttavia una mezz'oretta dopo, quando Aria le chiede comunque delle scuse più dirette, Barbie Xanax risponde: vuoi un tappeto rosso? Io credo che se una persona fosse realmente pentita di quello che ha fatto, innanzitutto i tweet li avrebbe eliminati subito e in secondo luogo non avrebbe fatto quest'uscita, perché quest'uscita secondo me ha dimostrato che le sue scuse non sono sincere. In ogni caso non voglio decontestualizzare nessunissima cosa, quindi vi chiedo, se volete fare dei riferimenti alle scuse di Barbie Xanax, vi chiederei gentilissimamente di andarvi a vedere la live completa che vi lascerò in descrizione. In particolare vi segnalo il minuto 1:53 in cui Barbie Xanax si scusa e il minuto 17 della live subito dopo. A me è sembrato come se Barbie Xanax fosse lì per scusarsi perché era innegabile che avesse torto. Non mi è sembrata pentita in quella live, però questo magari è una mia opinione. Se per caso mi sbagliassi o voi avete un'altra opinione, siete dei fan di Barbie Xanax, io rispetto appieno le vostre opinioni. Quindi ragazzi, tranquilli, di questo non ne voglio parlare, non mi voglio esprimere, però questo è il motivo per cui io ho deciso di fare quel video, perché a me non è sembrato che tutto si fosse concluso dopo la live di Red Lilium. A me è sembrato invece che è stata banalizzata la cosa e è stata fatta passare come Barbie Xanax si è scusata, Aria non ha voluto rimuovere il video. Cioè, è stato, secondo me, non è stata trattata la cosa con la dovuta serietà, e non ne faccio una colpa a Red Lilium, è stato proprio tutto il contesto, e questa è stata la mia percezione che ho avuto di questa live. E ragazzi, non sono stato l'unico, c'è stata anche questa ragazza Iris che ha avuto la stessa sensazione, e tra i commenti ho visto che ci sono state tantissime persone che hanno avuto la stessa sensazione. Io quando ho visto una ragazza in difficoltà non me la sono sentita di lavarmene le mani, questo è che voglio che sia importante, perché è proprio quello che io sono e quello che io ho sempre fatto su questo canale. Quindi io anche un mesetto fa ho fatto un video comunque su una ragazza giapponese che aveva subito del razzismo a Venezia, quindi comunque queste sono tematiche che io tratto su questo canale. Cioè, io mi sono sempre battuto quando ho visto delle ingiustizie, e pure nel caso di Barbie Xanax, poi lo andrò a spiegare nello specifico, io mi sono offerto di rimuovere il video non perché pensassi che il mio video avesse in qualche modo fuorviato, come ha detto lei, la realtà. Io mi sono offerto di rimuovere il video perché una volta che io ho pubblicato quel video, che secondo me era una ricostruzione dei fatti neutra, il motivo per cui non sono andato nel dettaglio è proprio perché volevo fornirvi le informazioni più, diciamo, obiettive possibili, basandomi solo sui fatti, perché mi è stato accusato che non sono andato nei dettagli. Il motivo per cui non sono andato nei dettagli è stato solamente questo, perché io volevo che passasse, in modo veramente diretto
quello che è stato fatto a una ragazza e quanto questa cosa sia grave, perché dalla live di Rediliium, per quanto Rediliium l'abbia detto più volte, a me non è passato questo messaggio. Nei commenti mi ripetete spessissimo: Barbixanax si è scusata. Il punto è come si è scusata. A me non sono sembrate delle scuse comunque sincere, tant'è vero che nemmeno Aria le ha accettate. In ogni caso, adesso che vi ho spiegato come mai ho voluto realizzare questo video, vi andrò a descrivere quello che è successo. Io ho realizzato questo video e Barbixanax ha subito iniziato a commentare sotto dicendomi che ho fatto un video fuorviante. Lei ha scritto: "Ciao, nel tuo video mi critichi per non aver approfondito, ma non ti sei degnato nemmeno di approfondire prima di accusarmi di cose per sentito dire. Questo comportamento è criticabile quanto il mio tweet, né più né meno. Sono giorni che sono accusata di cose false da gente che se ne approfitta per lanciare accuse a caso. Io non ho detto più nulla nei miei spazi, eppure questa voglia di click e di 20 euro mi sta portando non critiche lecite, ma un comportamento di insulti e minacce al suicidio." E lei in questo commento mi cita il minuto 1:44 dicendo che lei non ha chiesto le scuse perché era stato fatto il suo nome. Io, ragazzi, ho visto il video, ho visto la live, non ho assolutamente compreso le motivazioni per cui Aria si sarebbe dovuta scusare, soprattutto prima di fare il video, perché si sarebbe dovuta scusare. Io, ragazzi, come non le ho capite io, non le ho capite neanche quest'altra ragazza Iris, quindi dico: siamo tutti noi scemi che non abbiamo capito che cosa è successo? Oppure forse ti sei espressa male nel video? E io vorrei dire, cioè, è possibile che sia io che questa Iris, che molte altre persone, perché ci sono stati tantissimi YouTuber che magari ti seguono anche, carissima Barbie, che hanno detto che ti sei resa ridicola. Cioè, Aria si sarebbe dovuta scusare all'inizio, prima ancora di fare il video, perché ti aveva dato della ridicola. Ragazzi, io non vorrei dire, però ci sono state moltissime persone che hanno dato della ridicola a Barbixanax, perché oggettivamente ha avuto un comportamento ridicolo, perché andare a prendere un video, decontestualizzarlo e far passare una ragazza per quello che non è, darle della ridicola, penso che sia una delle cose più gentili che uno potrebbe dire. Io ovviamente subito ho cercato, proprio per il fatto che io comunque ho vissuto la maggior parte della mia vita in Giappone, di cercare di essere gentile e cercare di andarle incontro nei commenti. Però in nessun momento io ho pensato che il mio video fosse realmente fuorviante, anche perché io non mi permetterei mai di fare un video fuorviante. Soprattutto non mi è piaciuta nemmeno quella cosa che lei ha scritto, che era quella di volerci lucrare 20 euro quando il video non è monetizzato, quindi non capisco questa cosa. E anche se fosse, anche se volessi monetizzare il video, non ci vedo niente di male, perché comunque la stessa Barbixanax ha fatto video su cose che non la riguardavano, come il caso Loretta e Clio, monetizzandoci sopra, quindi non riesco a capire perché lei sì e gli altri no. E in ogni caso lei ha anche detto comunque che personaggi come Tubissima potrebbero occuparsene, ma io no. Non riesco a capire nemmeno questo atteggiamento. Dopo questo commento ne ha fatto una serie di altri, ne ha fatti veramente tantissimi, ha iniziato a commentare come un'ossessa e ha avuto, secondo me, un tono estremamente aggressivo, e questo lo dico io perché ha avuto un tono aggressivo con me, ma ve lo potranno confermare almeno 4-5 utenti che ho contattato personalmente per dire se si ricordassero che atteggiamento ha avuto Barbixanax in questi commenti. Quindi lei vuole tanto passare per la vittima, ma lei, in tutti questi commenti che ha fatto, ne ha fatti talmente tanti che è stata addirittura messa in spam da YouTube stessa. E vabbè, ragazzi, in ogni caso questa Barbixanax ha fatto un nuovo commento sotto questo video, che vi lascio qui, potete leggerlo anche voi, in cui diceva che lei mi aveva fornito tutte le prove per dire che questo video era fuorviante. Io nel commento successivo le ho chiesto quale di queste prove mi avesse fornito, perché io non ho visto nessuna prova. È tutto scritto qui e uno si aspetta che se glielo richiedi te le dovrebbe mandare, giusto? E lei invece non ha fatto così. Il ragazzo mi critica per aver pubblicato un tweet fuorviante e non averlo cancellato, e lui cosa fa? Fa un video fuorviante su di me e si rifiuta di cancellarlo. Questa ipocrisia e fare i soldi aizzando odio. Davvero stanca, Twitter non è monetizzato. A me fa davvero arrabbiare che Barbixanax abbia usato questo atteggiamento veramente
scorretto nei miei confronti, perché io le avevo scritto più volte che il video non era monetizzato. Ho scritto più volte comunque che non ho fatto questo video per monetizzare, tant'è che il video non è nemmeno monetizzato, quindi mi ha dato veramente fastidio che lei abbia fatto girare questa voce. In ogni caso, dire che il mio video era stato fatto per cercare di fare i soldi aizzando l'odio è stato veramente una cosa scorretta. Dire che il mio video era fuorviante è stata la prima bugia. Dire che abbia voluto farlo per fare soldi e aizzare l'odio è un'altra bugia. L'ho trovata veramente una cosa scorretta da dirmi. Tra l'altro, poi mi hanno segnalato una ragazza che ha scritto su Twitter, che poi ovviamente è stata bloccata da Barbie Xanax, perché se io posso essere accusato da Barbie Xanax di oscurare i commenti o di eliminarli quando non lo faccio, mentre lei può bloccare tutte le persone che le danno vagamente contro, anche se lo dicono in modo lecito. Una ragazza le ha fatto notare come anche Barbie Xanax abbia parlato di argomenti che non la riguardassero, monetizzandoci sopra. Lei si è giustificata dicendo: perché se avessi visto quel video, anziché aprirlo e firmarti al titolo, ti saresti resa conto che il video non è gossip, ma pieno di citazioni di studi su come l'industria beauty sia carattere nell'offrire prodotti alle donne. Vabbè, a prescindere dal contenuto, il titolo era Loretta vs Clio. Chi ha ragione? Se realmente avesse voluto parlare della beauty industry, non avrebbe messo questo titolo. Oppure, mettiamo caso che realmente questa ragazza, che proprio prima aveva risposto concordo a questo commento che le era arrivato, io non capisco perché le persone estranee ai fatti debbano dare la loro opinione su fatti a loro estranei. Lei aveva risposto concordo, gliel'hanno fatto notare e lei ha risposto in quel modo. Allora io vorrei prendere un altro tweet che lei ha fatto su di me per farvi vedere l'ipocrisia fino a che livelli arriva. Il decontestualizzare un video, come ha fatto comunque con Aria, lo ha fatto anche con me pochi giorni dopo che si è scusata di aver... Scusata, insomma, che si è scusata nella live di Redemption. Io dico, se ragazzi io commetto una cosa grave, mi scuso, significa che ne ho preso atto e non riprodurrò quel medesimo atteggiamento. Ma lei, ragazzi, ha fatto la stessa cosa con un mio video. Allora, una persona ha commentato: sinceramente non capisco perché abbia fatto questo video, magari voi fate provincia col Giappone, non lo sappiamo. Parlavano di Barbie Xanax e Aria. E Barbie Xanax ha risposto a questo commento decontestualizzando completamente il mio video e l'ho trovato veramente disgustoso. Il motivo del video si vede dalle views. Da questa frase è implicito che Barbie Xanax voglia dire che io abbia fatto questo video su un argomento che non mi riguarda per volere fare visite. Penso che il messaggio sia chiaro. Un mese fa fece un video contro la Sabri Gamer che è diventato uno dei più visti del canale. Allora, questa è una cosa che mi ha dato molto fastidio, perché lei mi ha fatto passare come una persona che cerca di fare video contro le altre persone per buttarle giù, quando se lei fosse andata a vedere il video, innanzitutto sapeva che quel video non era un video fatto contro la Sabri, ma era un video in cui parlavo anche delle Blackpink e si parlava di un atteggiamento che ha avuto una determinata YouTuber in un determinato momento. E io, prima di fare quel video, ho spiegato in modo veramente esaustivo alla stessa Sabri Gamer il perché quel comportamento era sbagliato. Vi lascio proprio il pezzo del video. Ma scusa, ma secondo te la Sabri va a fare queste cose anche nelle chiese? Io comunque la Sabri l'ho anche incontrata, l'ho conosciuta, mi seguiva su Instagram, eccetera, eccetera. Quindi invece di, diciamo, dirglielo pubblicamente, l'ho contattata in privato circa un anno fa, dicendole che cosa ha fatto con questo video e perché questo video TikTok, secondo me, non dovrebbe rimanere online. Io a questa ragazza, alla Sabri, ho dato 9 mesi per poter eliminare questo video TikTok. Tuttavia questa ragazza non l'ha fatto e sinceramente ho voluto dire la mia. Nel mio video ho anche parlato molto di cultura giapponese, dello shintoismo, di come ci sono delle persone in Giappone che percepiscono il mondo come un flusso continuo di energia che si concentra in determinati punti che sono definiti power spot. Io tutto questo l'avevo detto, avevo spiegato benissimo, benissimo che non avrei mai voluto fare questo video e ciò lo dimostra il fatto che ho aspettato ben 9 mesi prima di fare questo video. Le ho dato il tempo di poterlo rimuovere e le ho dato tutto il tempo perché uscisse dal suo dramma con Anima. Quindi
Quindi sinceramente io, visto che ha visualizzato il mio messaggio su Instagram e mi ha eliminato, mi sono sentito in dovere di fare il video perché volevo educare le persone. Ma da come l'ha descritto Barbie Xanax, dicendo che ho voluto fare questo video palesemente, come dice lei, il motivo del video si vede dalle views, capite che mi ha fatto passare il mio video, che era comunque culturale, come un attacco per izzare l'odio quasi. Non l'ha scritto direttamente, però è implicito, secondo me, a parer mio, nel suo commento. È stato un comportamento veramente meschino, che è stata la stessa cosa che ha fatto ad Aria qualche giorno prima. Quindi a me fa pensare che se realmente Barbie Xanax fosse stata in qualsiasi modo pentita, non avrebbe fatto la stessa cosa con me. Tra l'altro ha anche detto che è diventato uno dei video più visti del canale. Io vorrei dire sì, è un video che è andato bene, ma non è nemmeno tra i primi 10 del canale. E se andate a vedere il mio canale in inglese, io ho tanti video che superano le 500.000 visite, quindi quel video mi ha fatto poi 70.000 visite, che sì, sono tante, però non è che l'ho fatto per fare visite. La cosa divertente è che se voi andate a vedere nel mese di luglio le parole più ricercate in questo canale, ci sono le Blackpink. Quindi se quel video è andato bene è perché ho citato le Blackpink e non so quanto mi abbia portato la Sabri, anche perché se mi avesse portato tanta visibilità la Sabri, perlomeno sarebbe tra le parole ricercate in quel mese, se uno andasse a cercare l'algoritmo. Però vedete, Barbie Xanax proprio basa queste sue ricerche senza avere nessuna prova e fa passare un messaggio per un altro, manipola la realtà per presentarmi come la persona che non sono, e lo trovo veramente un comportamento basso. Barbie Xanax non solo ha decontestualizzato questo mio video, ma ha anche decontestualizzato un altro mio video che ho fatto su Chris Ares quando ha parlato dell'Avigan. Questa storia è stata tirata fuori da un suo follower e lei sembrava dargli corda, senza però prendersi 2 minuti per andare a vedere il video, perché se qualsiasi persona va a vedere il mio video che ho fatto sull'Avigan, io ho detto 1000 volte che questa persona si è comportata in modo estremamente scorretto ed è gravissimo quello che ho fatto. Ma lei non è andata nemmeno a vedersi il mio video e ha detto sì, è gravissimo, basandosi soltanto su quel tweet. Però capito che chi ha visto quel video ha pensato che sono una persona che vuole fare visite facendo video contro la Sabri. Invece ho voluto parlare di cultura giapponese, e anche sul discorso dell'Avigan, comunque non assecondandolo, però non andando nemmeno a verificare questa cosa. Se sei una professionista, una persona ti dice una cosa, prima di dire ah sì è grave, dovresti andarla a verificare. Non mi ero salvato lo screenshot, ma vi posso far vedere perlomeno il messaggio che io ho mandato a Barbie Xanax per spiegarle quella cosa dell'Avigan, perché lì mi ha dato veramente fastidio, anche perché c'ho moltissimi amici che hanno sofferto in questi mesi, e tirare fuori quel discorso e facendomi passare per quello che non sono è stato un comportamento molto 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 scorretto. Io infatti le ho detto, vi faccio vedere, io non ho fatto dei video a favore di un ragazzo che spacciava che il Giappone nascondesse la cura al mondo, anzi ho ribadito la gravità della situazione e dell'ingiustificabilità del suo comportamento, specie in quel periodo. L'unica cosa che ho detto nel suo video a sua, virgolette, difesa, a prescindere dal suo comportamento pessimo, è: non mandiamo minacce di morte né a lui né alla sua famiglia, che è un atteggiamento che io ho sempre. Tra l'altro, tra i suoi follower c'è stata un'altra persona che ha detto che io ho fatto freebooting di un TG della TV, e questo l'ho trovato una cosa ancora ancora più grave, perché io ho messo quel pezzettino di telegiornale della TV in cui era venuto a mancare un mio conoscente, che era molto legato a una mia amica che ci siamo visti più volte, che era Miura Haruma. E io ho solamente preso la notizia, l'ho tradotta in italiano, non l'ho monetizzata, per poterla condividere innanzitutto con i miei amici italiani e poi soprattutto con il resto, insomma, delle persone magari italiane che non capisce il giapponese e voleva vederselo. Io non ho fatto freebooting, ho cercato di condividere questa notizia terribile, che questa persona è venuta a mancare, e questa cosa è stata strumentalizzata e fatta passare come uno che cerca di fare freebooting del telegiornale giapponese. Cioè, veramente io non riesco a capire certe persone. Concentriamoci adesso su quello che è successo e quello che ha fatto Barbie Xanax. Cos'è successo? Io ho pubblicato questo video. Una volta che ho pubblicato questo video, Barbie Xanax si è messa a fare tweet a raffica contro di me e a commentare a tutti, cioè lei rispondeva a qualsiasi commento. Non mi erano mai arrivati così tanti commenti in una botta sola da una YouTuber singola,
e veramente vedevo proprio che questa cosa la faceva stare estremamente male. E tant'è che YouTube l'ha anche messa nello spam. E questo è stato il primo messaggio che io ho mandato a lei. I toni mi sembra che erano molto gentili e non mi è sembrato di essere aggressivo o di starla a trattare da pezza da piedi, però giudicate voi. Sto per andare a dormire, però volevo contattarti perché non mi piace la situazione che si sta venendo a creare, perché sinceramente si sta creando una catena di odio che non mi piace e va contro tutto quello che ho creato sul mio canale. Tra l'altro, piccola nota, la catena di odio è stata in tutto questo processo fomentata dalla stessa Barbie Xanax, che continuava a rispondere a tantissimi commenti in modo, personalmente ritengo, piuttosto aggressivo. In ogni caso, non mi sono mai trovato in questa situazione. Potresti segnalarmi i minuti dove ci sono delle inesattezze? Io avevo capito che era a 14:46, infatti ho subito rimosso dopo la tua segnalazione. E poi? Non mi interessa quello che scrivi su di me su Twitter. Io non ti contatto perché ho qualche paura di quello che scrivi o dici su di me. Ti contatto perché ci sto quasi male per te e perché non mi piace raccontare le storie a metà. E se realmente c'è qualcosa che avrei dovuto inserire nel video, potrei avere le informazioni? Ragazzi, io vi vorrei dire che Barbie Xanax nei commenti aveva già detto che lei queste informazioni me le aveva già fornite in un altro commento. In realtà non era stato così, quindi tu mi sei venuta a scrivere sotto il mio video che mi hai fornito delle prove. Io ti ho risposto che non ho visto queste prove. Ti scrivo in privato in modo educato, per favore fammi capire queste prove. E lei, sapete come ha travisato questa situazione? Che cosa ha scritto su di me? Che io le ho scritto. Io, ragazzi, non vi permetterei mai di andare a condividere nessun messaggio privato che lei mi ha mandato, perché comunque è lesione di privacy e questo è un comportamento che non fa parte della mia etica. Però vi voglio far vedere quello che lei ha avuto il coraggio di scrivere al riguardo di questa faccenda. Il bello è che mi ha scritto in privato chiedendomi di fornirgli le prove così da metterle nel video. Io gli ho detto che voglio che si risolva in privato o tra avvocati o non su YouTube e che dargli DM è illegale. Allora, io non posso dirvi il contenuto di quel messaggio, però vi assicuro che i toni non erano assolutamente questi. E comunque non mi sono alterato perché comunque sapete io mantengo sempre un comportamento molto pacato, anche se comunque nel suo commento lei insinuava che io volessi delle prove per poterci fare un video, cosa che non è assolutamente vera. Al massimo avrei fatto una nota o se mi forniva delle prove schiaccianti della sua innocenza e della falsità del mio video, avrei semplicemente o tolto il video o aggiunto delle note per poter tutelare quello che lei aveva da dire. Vedete la differenza tra quello che io le ho scritto e quello che lei ha detto. Tra l'altro, poi la faccia tosta di dire dare i DM è illegale quando tu stai diffondendo pubblicamente una nostra conversazione. E io pensavo che fosse finita qui, ma dopo che lei comunque, come potete vedere dal suo tweet, io non sto facendo lesione di privacy, lo ha scritto lei sul suo tweet, io le ho detto in modo un po' meno pacato, ma comunque in modo piuttosto gentile. Però capite che se uno mi accusa di, cioè, insomma, mi inizia a tirare fuori avvocati, eccetera, quando non ho fatto nulla di male e cerco di venirti incontro con un messaggio carino, capito che non voglio più avere a che fare con una persona del genere, perché mi è stato abbastanza antipatico questo comportamento che lei ha avuto. Allora io le ho scritto: dal video è stato rimosso tutto il pezzo su di te. Queste erano le 4:46, era sabato sera anche per me. Io dovevo uscire con la mia amica Aki Dearest e Joy, e in realtà non ci sono uscito per poter tornare a casa di corsa a editare il video. Cioè, capite? Dal video è stato rimosso tutto il pezzo su di te. Procedi con la rimozione dei tweet perché altrimenti la gente si farebbe un'idea di parte sulla base dei tuoi tweet non oggettivi. Grazie e addio. Se restassi online al mio risveglio o farai nuovi tweet, sarò costretto a ricaricare il video dal momento che il pubblico non potrebbe più verificare il mio video completo, che per te e non per persone come Ari, ad esempio, è considerato fraudolento. Vabbè, qua devo dire che ho detto la parola fraudolento, in realtà avrei dovuto usare il termine fuorviante. Comunque, vabbè, sono sinonimi, quindi va bene. Lei ha questo commento.
E mi ha risposto, non posso dirvi cosa, vi dico soltanto quello che lei ha detto che mi ha risposto pubblicamente. Ha soltanto decontestualizzato una cosa che io le ho detto dicendo: ti giuro, in altri momenti, cioè in altri momenti, nel commento subito dopo io ti ho detto grazie a Dio, anche perché insomma mi hai tirato fuori discorsi di avvocati, quando io sono stato super carino con te, non vedo perché mi hai tirato fuori questi discorsi, e mi ha scritto, cioè io gli ho scritto, aperte virgolette, guarda, per me va bene un accordo, ma non puoi trattarmi come una pezza da piedi. Io ti ho trattato come una pezza da piedi dal tuo punto di vista. Tu sei una vittimista. E lui, e questa è la cosa più grave, io non ho detto niente di che. Questo è quello che lei ha avuto il coraggio di dire. E adesso vi farò vedere il mio commento. Vi farei vedere anche il commento di Barbie Xanax, ma io, a differenza sua, non faccio lesione della privacy. Vi limiterò a condividere il mio commento perché quello lo posso fare. E la mia risposta è stata: il mio non era un ricatto, ma un invito. Nessuno ti ha trattato come una pezza da piedi. Anzi, ho cercato di capirti e venirti incontro, rimuovendo completamente il pezzo dove venivate nominate te o Aria dal video. Evidentemente il mio tentativo non è andato a buon fine, quindi ho deciso di rimettere online il video, togliendo tutte le parti dove venivano citate delle speculazioni. Allora, ragazzi, vi spiego. Comunque, notate la differenza tra quello che le ho scritto io e quello che lei ha detto che io le ho scritto e come l'ho fatto passare come un'altra cosa. Tra l'altro è arrivata addirittura a mettere tra virgolette una frase che io non ho mai detto. Questa è una cosa grave, Barbie Xanax, se non te ne rendi conto, cioè ti prego torna a studiare perché evidentemente ti mancano proprio dei concetti base di come le persone interagiscono in una società civile, perché queste cose non si fanno. Quindi, cioè, inventarsi fandonie su di me, andare a scrivere citazioni che io non ho mai detto, è veramente un comportamento basso. E tra l'altro potete vedere comunque com'era il mio messaggio e come lo ha descritto lei. Sono due cose completamente diverse, io non so cosa dire. In ogni caso, io questo messaggio, come potete vedere, era stato mandato alle 11, quello che le dicevo del ricatto. Lei mi ha mandato il suo messaggio, quello sulla pezza da piedi, verso le 6 e mezza di mattina. Tutti gli orari che vi scrivo sono gli orari giapponesi. E comunque era un messaggio bello lungo quello che lei mi ha mandato alle 6 e mezza di mattina. Quindi lei, da quando io ho eliminato il video, che erano le 4:46, alle 6:30, nello stesso tempo che lei ha usato per scrivermi questo commento, poteva benissimo cancellare i tweet. Io alle 11, dal momento che vedevo che non solo mi ha scritto questa cosa della pezza da piedi che era completamente fuori luogo, io gli ho detto: però scusa, non hai eliminato nessun tweet, mi sono permesso di rimettere online il video, anche perché io l'avevo benissimo avvisata, le avevo detto: guarda che se tu lasci online i tweet, io sono costretto a ricaricare il video. Ma perché è ovvio, cioè capite, ci sono state delle persone che mi hanno scritto: tu hai voluto tirare il sasso e poi hai tirato indietro la mano. No ragazzi, io ho cercato di essere gentile, eliminare un video che stava, diciamo, alterando una ragazza, insomma, alterando, un modo molto carino per descrivere il comportamento che aveva assunto Barbie Xanax durante quella notte. Io, ragazzi, sono andato a dormire alle 5 di mattina perché sono stato a editare il video e comunque, capite, editare un video ci vuole un pochino, non è che è subito fatto. In ogni caso, io avrei potuto benissimo lavarmene le mani e non fare assolutamente nulla, ma perché ho visto questa ragazza comunque che, insomma, vedevo che stava male, allora ho deciso di tirarmi indietro, anche se in realtà non avevo fatto assolutamente niente di male, perché io ho soltanto ricostruito i fatti, quindi non vedo perché mi sarei dovuto scusare quando lei su Twitter stava continuando a inventare bugie su di me. Quindi capite, lì è stato un altro atteggiamento, diciamo, che non mi è assolutamente piaciuto. Io alle 11, quando comunque ben 7 ore dopo che le ho mandato i commenti, ancora sul suo Twitter erano presenti tutti i tweet, gli ho scritto: guarda, l'ho rimesso online perché non vedo perché tenerlo offline. Mi ha scritto subito dopo che aveva cancellato i tweet, e capirete anche voi che possibile che proprio nel momento in cui io ho rimesso online il video, perché le ho scritto: guarda, il bad timing, il video l'ho appena rimesso online, cioè, e poi non è che gli ho nemmeno detto che non lo ritiro giù, però gli ho detto, insomma, beh, capite che è stranissimo che per 7 ore lei non ha rimosso i tweet, 10 minuti dopo che io ho rimesso online il video e le ho scritto: guarda, ho rimesso online il video, tieniti i tweet online, lei mi abbia scritto che ha appena eliminato i tweet. Diciamo che è stata una casualità, però non so quanto possa credere a questa casualità, però mettiamo caso anche che questa casualità è vera. Ok, se tu in quel momento mi dici ho cancellato tutti i tweet, uno si immagina che questa persona ha cancellato tutti i tweet, no?
Io in ogni caso le ho creduto, le ho detto va bene, hai cancellato i tweet, provvederò a rimuovere il video, anche se in realtà gli avevo detto lo farò domani perché in questo momento stavo uscendo, stavo andando a un meeting di lavoro, però le ho detto no, lo devi fare subito. Ho detto vabbè, l'ho fatto subito, ho eliminato tutti i commenti, ho messo i commenti in revisione che devono essere accettati da me, ho bloccato le parole Barbie Xanax, eccetera, eccetera, e ho ritolto il video. Sono rimasto un po' male perché, insomma, mi ero sentito un filino preso in giro. Perché questa casualità, diciamo che vabbè, però diciamo è stata una casualità. Ok, lei ha proprio rimosso i commenti nel momento in cui io ho ricaricato il video. Io non ero andato a verificare in quel momento se avesse rimosso i tweet. Però 5 ore dopo ho detto: dai, per curiosità andiamo a vedere il Twitter di Barbie Xanax per vedere se ha detto qualcosa in merito a tutta questa faccenda. Perché comunque, nel senso, ero curioso di vedere se magari avesse scritto qualcosa o che cosa avesse fatto. E ragazzi, con mia sorpresa, c'erano ancora 5 tweet online. E la cosa della monetizzazione la spiego in questo minuto. Allora, la monetizzazione di questo video ho deciso di monetizzarlo, ma ho deciso di dare i guadagni che arriveranno da questo video, perché a differenza di quello che dice Barbie Xanax, io non ho bisogno di guadagnare da YouTube, io ho il mio lavoro. Io voglio dimostrare questa cosa fornendo la monetizzazione di questo video alla persona che lascerà il commento più, diciamo, che attirerà di più la mia attenzione o che troverò più interessante. Quindi ragazzi, lasciate tanti commenti e poi estrarrò tra voi il vincitore il 5 di settembre, e il 7 di settembre darò i guadagni che sono stati percepiti da questo video fino a quel momento a questa persona. Vi dico già che possono essere sia commenti a favore di Barbie Xanax, sia commenti a suo sfavore, a patto che siano fatti con educazione. Potete raccontarmi la vostra storia, chi siete, potete scrivermi quello che volete, basta che lo fate con educazione, che non fate minacce e che non spargete l'odio.